Uffa! Ah, ma c'è la dottoressa anche di venerdì, giusto, di venerdì! Una domanda, dottoressa! Buongiorno. Dottoressa, l'ho vista su TikTok. È molto simpatica, perché lei è bambina, quindi, capito, sono delle cose che... Molto, molto carina, molto divertente. Volevo farle i complimenti per conto che è bella, intelligente, brava, una bravissima dottoressa e anche molto simpatica e ironica. Quindi volevo dirlo, basta. Allora, dottoressa, veniamo alla domanda. Chi ha problemi respiratori, ad esempio l'asma bronchiale, eccetera, deve avere delle accortezze per vaccinarsi? Può vaccinarsi comunque? Allora, sì, può vaccinarsi comunque, ma con delle accortezze e deve eseguire la vaccinazione in un regime che è detto protetto, ovvero all'atto della prenotazione deve scegliere i presidi vaccinali che sono all'interno di ospedali, in modo tale che per qualsiasi cosa possa ricevere la vaccinazione in sicurezza. Ovviamente non deve avere la malattia in una fase acuta, e altrimenti la vaccinazione viene rimandata a quando la malattia è in una fase più stabile, e non deve interrompere comunque le terapie che sta facendo. Grazie, questo è molto molto importante. Comunque, se avete dei problemi di allergie, di asma, eccetera, alla domanda dovete segnalarlo, perché lì dovete andare in ospedale, non potete farlo nei comuni, magari centri vaccinali, dove non c'è poi un'adeguata assistenza. Questo è il concetto. Grazie, dottoressa, ci vediamo lunedì, grazie, grazie molto. Ma chi...